e quindi d'aver lottato insieme a tutti i sindaci e il consiglio. Sono soddisfatto del mio operato e dei servizi che siamo riusciti a garantire in tutta la provincia nonostante i tagli. Sono queste le parole del presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Daniele Tagliolini, che dopo 4 anni conclude il suo mandato. Nonostante i 61 milioni di euro di prelievi forzosi, sono stati effettuati importanti interventi su scuole e strade, garantendo la gestione di tutti i servizi sovraccomunali che di diritto spettano alle province. Tagliolini, diventato presidente nel 2014 in uno dei momenti più critici per la vita dell'amministrazione provinciale, sottoposta a crescenti tagli di risorse da parte dello Stato, è riuscito a garantire i servizi su vari fronti. Da un primo bilancio complessivo del 2014 al 2018, lo Stato ha prelevato risorse dalle casse della provincia pari a 61 milioni di euro. Se queste somme derivate in gran parte dall'RC auto versate dai cittadini, ribadisce Tagliolini, fossero state lasciate sul territorio, avremmo potuto asfaltare in 4 anni 1500 chilometri di strade o realizzare 15 nuove scuole. Poi, sul fronte dell'edilizia scolastica, anche grazie a bandi e progetti a cui ha partecipato, la provincia ha investito risorse per circa 15 milioni di euro, effettuando interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, oltre l'eliminazione di infiltrazioni in molti istituti superiori del territorio ed assicurando altri 8 milioni di euro per interventi futuri. Un altro fronte, quello delle strade, da anni in difficili condizioni, la provincia è riuscita a raggiungere un traguardo importante, ovvero far diventare nazionali strade che erano sempre state provinciali, tra cui la Metaurense, la Fogliense e infine la Monte Labbatese. Un'attività che dal primo giorno è stata caratterizzata fortemente sull'edilizia scolastica, su tutte le situazioni emergenziali legate alla viabilità del nostro territorio, e abbiamo ottenuto tanti risultati. Questi risultati, proprio anche per la modalità che hanno gli amministratori locali, soprattutto i sindaci, è stata monitorata e mappata all'interno della provincia. Abbiamo voluto anche, come fase di restituzione, inserirla all'interno del sito internet. Quindi è possibile anche verificare tutte le attività, le progettualità messe in campo dall'amministrazione provinciale in questi anni. Nella giornata di domani, inoltre, i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale sono chiamati alle urne dalle ore 8 alle ore 20 per eleggere il nuovo presidente della provincia. Comandi di secondo livello.